Ok. Buongiorno, siamo qui alla presentazione degli 80 anni della piscina di Albar, sono Eraldo Pizzo, dove qui io ho iniziato la mia attività e devo dire che nel lontano, a 18 anni, mi sono state tolte le tonsille, da quel momento lì sono diventato un asmatico, probabilmente le tonsille non erano da togliere, ma lì è intervenuta la mia società. Detto, volevano che nuotassi di meglio e pensavano che fossero le mie tonsille a impedirmi di nuotare bene. Devo dire che ho passato degli anni veramente incredibili, delle nottate senza riuscire a respirare, eccetera, e avevo trovato allora un antidoto, non che mi salvasse completamente, però io abitando a Recco, a 20 km dalle piscine di Albaro, quando avevo questi attacchi qui, sera di giorno, mi trasferivo da Recco, venivo in piscina qui ad Albaro a nuotare, perché mentre nuotavo in acqua, probabilmente ero allergico alla polvere, probabilmente qui umidità, non c'era polvere, e mi dava l'impressione, anzi sentivo un beneficio quando ero nell'acqua a nuotare. E poi andando avanti con gli anni, diciamo che ho avuto un po' di cure, eccetera, perché ai primi anni non c'era nessuna cura per l'asma, era una cosa molto brutta. E ho avuto dei benefici, ero compagno di squadra del professor Odaglia, che mi ha dato veramente una grande mano. E poi andando avanti con gli anni, diciamo che mi sono stabilizzato e oggi a 77, non 78, mi trovo completamente guarito, ma probabilmente perché ho frequentato le piscine, ho fatto lo sport, e credo che sia veramente una grande mano a chi ha problemi di respirazione. Io sto con la Federasma perché so che stanno facendo tante cose e che possono aiutare tanti giovani con questi problemi.